Rinascimento e rivoluzione scientifica. L'inizio del Rinascimento coincide con alcuni eventi di grande importanza storica. Ad esempio, tra il 400 e il 500 si sono avute scoperte geografiche. Sono fiorite le monarchie nazionali. È stata inventata la stampa, ricordiamo con Gutenberg e la polvere da sparo, e si è attuata la riforma protestante. Tutto questo porta alla formazione di stati e all'ascesa della borghesia. Si ha un'economia più aperta e l'asse commerciale si sposta dal Mar Mediterraneo all'Oceano Atlantico. Mentre nel Medioevo la cultura era concentrata nelle università controllate dalla Chiesa, nel Rinascimento la cultura passa in mano ai laici e nascono così le accademie in cui si insegnano tutte le arti. Umanesimo e Rinascimento sono due correnti distinte. Il primo è un momento filologico-letterario incentrato su studi umanistici e classici. Il secondo, invece, è un momento filosofico-scientifico basato su un nuovo modo di vedere l'uomo. Durante il Medioevo non si era sviluppata una vera e propria indagine scientifica della natura perché gli studiosi medievali ritenevano che la spiegazione dei fenomeni si dovesse trovare nella Bibbia o nei testi del filosofo Aristotele, con il detto ipse dixit, l'ha detto lui, che metteva in evidenza il principio di autorità. Con l'umanesimo e il Rinascimento nasce il metodo scientifico di analisi della natura attraverso l'osservazione diretta e la verifica dell'esperienza, che permette all'individuo di affidarsi alla propria capacità di indagine e alle proprie libere valutazioni. Uno dei promotori di questo nuovo metodo di indagine fu Leonardo da Vinci, che si interessò di idraulica, meccanica, botanica e tanto altro, anche anatomia, come vediamo qui nell'immagine dell'uomo vitruviano, e si applicò a numerosi campi del sapere.